qui tutto è pronto, la festa è incominciata già, come dicevo in apertura, da domenica scorsa, quando Rocella appunto ha ottenuto il punto necessario per la matematica certezza della promozione in Serie D. Tutto è pronto qui al Netto Muscolo per questa partita, che sarà una partita più che una partita, una passerella, perché i giocatori si impegneranno al massimo, perché Galati vuole raggiungere il traguardo dei 70 punti, quindi non lascerà niente agli avversari, lotterà per ottenere anche oggi la vittoria. Fisca l'arbitro e inizia la gara. Saraco, la rib dal centro, c'è l'intervento, poi Carbone, e c'è il primo gol, Carbone. Al terzo minuto il Rocella è già in vantaggio, euforia sugli spalti. Carbone, dopo una bella azione in profondità, visto il cross perfetto al centro. Osserviamo questa azione, c'è batte lungo e poi c'è il gol di Calabrese, bel gol di Calabrese. Quindi su angolo di Figlio Meni mette la testa all'undicesimo minuto del primo tempo, già il Rocella conduce per 2-0. Cormaci ancora, prosegue l'azione libera per il Gallo Catona, poi la cava, il cross al centro, poi c'è questa bella azione, c'è stata una svirgolata e è giunta a corcia le distanze di Saffioti, poi c'è questo gran tiro da parte di Laribi di sinistro, il suo tiro potente sfiora il palo alla sinistra del portiere Barilla. Pondo Carbone, tocco al centro e poi sfiora il pallone Saffioti, di testa Calarco, poi allontana Barca, rimane a terra un giocatore del e c'è un giocatore della Rocella rimasto a terra svenuto, vediamo un po' di Minici è rimasto a terra. Cala un ghiaccio profondo qui al comunale di Rocella. Riesce a riprendersi, si muove, mentre comunque attimi palpitanti, adesso ci tranquillizza, ci mettono in tranquillità i giocatori della Rocella, perché Minici si è completamente ripreso. Poi Penna, il tocco all'indietro per Calarco, intervento di Figlio Meni che scatta sulla sinistra, Figlio Meni ancora, tenta la fondo, su di lui gioca Penna, lo supera, il cross al centro basso e poi c'è ancora Saffioti che dedica questo gol sicuramente a Minici e ai tifosi che si sono sentiti male in tribuna. Quindi e in questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo. Saffioti verso Figlio Meni, che entra nel Figlio Meni, ma hanno la meglio i giocatori del Gallo Catona e c'è questa gran parata di Belcalcio. C'è questa azione, c'è anche spazio per gli applausi per Belcalcio e in questo istante si conclude la festa qui al Netto Muscolo, una festa che sicuramente gli sportivi, i giocatori, i dirigenti non dimenticheranno. Un
grande giocatore nel passato, quest'anno ha avuto da poco l'incarico di allenare il Gallo Catona e si è visto il suo lavoro, perché la squadra è cresciuta molto, anche se oggi purtroppo non ha potuto nulla perché un Roncello era travolgente. Sì, oggi purtroppo non è stata la nostra miglior partita, cioè, un clima un po' di festa, non sono partite particolari, quindi invece di essere deconcentrati gli avversari, lo eravamo un po' noi, abbiamo preso dei gol evitabili, perché alla fine non sono stati gol Eurogol, nel senso gol belli che è difficile da evitare, sono tutti gol nati da nostri errori alla fine, perché bisogna anche dire la verità, sicuramente abbiamo giocato contro un'ottima squadra che ha dimostrato oggi di essere la migliore, insomma, sì. Ecco, lei ha cercato di mettere alcuni accorgimenti particolari oppure la squadra ha giocato così come nel passato in altre gare? No, noi abbiamo sempre giocato in quel modo iniziale, poi vedevo che andavamo in difficoltà sui loro esterni, quindi ho cercato di cambiare qualcosina, però sai, quando le cose devi avere tempo anche per provarle durante l'anno, settimanalmente. Io sono arrivato da poco e alcune situazioni tattiche era la prima volta che ci capitavano, siamo andati un po' in difficoltà anche per la bravura dell'avversario, perché il Roncello ha degli ottimi calciatori, si vede che l'allenatore è bravo perché gioca molto bene, quindi dobbiamo dare anche merito alla squadra avversaria. Noi ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo non è stata la nostra partita migliore e siamo stati puniti eccessivamente dalla bravura degli avversari e dei nostri errori. Allora, ancora pensate al secondo posto? Ma noi ci proveremo, adesso c'è anche da pensare a quelli che vengono da dietro, quindi inseguitrici. Ci proveremo fino alla fine, purtroppo oggi siamo venuti qua per vincere. Potevamo anche accontentarci di un pareggio, sarebbe stata la cosa più semplice, però dobbiamo sempre avere la mentalità di andare in ogni posto per vincere, poi se l'avversario è più bravo bisogna anche darne merito. Si guarda la prossima con rinnovato entusiasmo, fiducia, perché sappiamo di essere una buona squadra. In questo momento Roncello è superiore, l'ha dimostrato, sai, poi bisogna lavorare molto per arrivare ai loro livelli.